Ansa Voice Magazine. Per la prima volta dall'inizio del viaggio ci alziamo con calma. Il magazzino dove dobbiamo andare a prendere le biciclette apre dopo le 9. Così facciamo una colazione come si deve, mangiando ogni dolce possibile che troviamo al buffet. Facendo il cammino non si rischia davvero di ingrassare. Usciamo dall'albergo poco prima delle 8 e ci avventuriamo a piedi per la periferia di Burgos, alla ricerca di questa specie di capannone dove l'agenzia che le affitta ci ha lasciato le biciclette. Lo troviamo con qualche difficoltà, ma la modalità della consegna poi non ci piace affatto. Prima di tutto ci fanno attendere mezz'ora e poi ci mostrano due scatoloni giganteschi sigillati dicendo: «Beh, le vostre biciclette sono lì dentro, potete anche montarle». Io sto per cominciare a protestare, visto che l'accordo era quello che le biciclette ci venissero consegnate in hotel. Ma Roberto mi ferma. Inutile insistere, tanto non ci avrebbero ascoltato. E rischiamo di fare troppo tardi. Così si fa prestare da un giovane spedizioniere che stava seguendo la scena piuttosto imbarazzato il mazzetto delle brucole e in meno di 15 minuti riesce nell'impresa di montare due mountain bike un po' troppo basic per i miei gusti, ma funzionanti. E nella nuova veste di ciclisti riprendiamo l'avventura. Per fortuna la meta di oggi non è troppo lontana, dobbiamo arrivare a Castro Jeriz, a circa 47 km di distanza da Burgos, ma la giornata è veramente calda, probabilmente una delle più calde da quando abbiamo cominciato il cammino, ma è anche vero che è molto più tardi del solito. La strada che dobbiamo fare è davvero assolata ed è una strada bianca persa nei campi e piena di salite e discese. Mi pento subito di aver pronunciato la celebre frase: «Non esiste che si faccia il cammino di Santiago con la bici elettrica», quando Roberto mi chiese che tipo di bici volevamo per fare il tratto delle meseta. Aggiungendo anche: «Beh, visto che non camminiamo, almeno pedaliamo, che pellegrini saremmo se usassimo mezzucci come la pedalata assistita?» Mentre sono lì che arranco per una salita che non finisce mai, con il sudore che mi sta infradiciando la maglietta, ci ripenso e non so se scoppiare a ridere o mettermi a piangere. Opto per la prima e glielo dico a Roberto. Anche lui sorride ricordando l'episodio e mi risponde ridendo: «Beh, stavolta non potrei proprio lamentarti, te la sei cercata tu». Ha ragione, e per gli oltre 250 chilometri che percorriamo in bicicletta non tornerò più sul punto. Ma la difficoltà è oggettiva. Le bici sono molto pesanti, perché per essere delle mountain bike, e le marce non aiutano granché. In più, la strada che noi ci immaginavamo assolutamente pianeggiante per gran parte del tragitto è uno stradino di ciottoli e ghiaia che va su e giù come una sorta di nastro bianco lungo le colline che puntellano il paesaggio, e non è agevole per niente. Senza lamentarmi mai, vi assicuro, decido però per le salite più ripide di scendere e di andare a piedi. Roberto va e poi pazientemente si ferma ad aspettarmi. Arrivati alla fine di una di queste ripide salite che incontriamo dopo Rabé de las Calzadas, ci troviamo in una radura arida e desolata, oltre la quale, mentre si comincia a delineare all'orizzonte Hornillos del cammino, si scende altrettanto rapidamente alla prima meseta del viaggio. Entrati a Hornillos, dove anticamente si trovavano un ospitale e un lebbrosario fondati nel 1156 da Alfonso VII, ci si para davanti l'imponente chiesa tardo-gotica di San Román. La guardiamo ammirati, ma decidiamo di non fermarci, fa davvero troppo caldo e non possiamo attardarci troppo. Davanti a noi si stendono interminabili campi di cereali e sono i pochi paesini che si incontrano, è la Castiglia quella più rurale. Siamo preoccupati soprattutto per l'acqua, ne abbiamo fatto una bella scorta, ma il caldo è pazzesco e la sete è tanta. Meseta significa letteralmente altopiano, che è quello che si incontra alla fine di una salita, e la seconda che affrontiamo è subito all'uscita da Hornillos.
In mezzo al nulla, a un certo punto, compare un gruppetto di alberi come una sorta di oasi nel deserto. È la fonte dell'Arroyo de San Bol. Beviamo un po' d'acqua, ma andiamo avanti sino a Ontanas, dove ci concediamo una sosta. Siamo stanchi e accaldati e siamo un po' indecisi sul da farsi, visto che la temperatura supera di gran lunga i 38 gradi. La signora del bar ci dice che se seguiamo la provinciale troveremo ombra e strada, abbastanza piana invece di continuare ad arrampicarci su per quella sterrata. Seguiamo il suo consiglio. Il caldo è insopportabile. Dopo aver attraversato le rovine di Sant'Anton, complesso monastico famoso per l'abilità dei monaci che vi risiedevano di saper curare il fuoco di Sant'Antonio, ci raccontano, arriviamo a Castro Jeriz, dove si entra fiancheggiando l'antica collegiata. La pensione dove decidiamo di pernottare si chiama Emebed ed è a metà esatta del paese, che si trova alle pendici di un colle sovrastato da un vecchio castello fortificato. L'hotel è curatissimo e l'accoglienza è fantastica. L'immobile è di proprietà di una dottoressa che vive a Barcellona e che ha deciso di acquistarlo perché la mamma era proprio di qui, di Castro Jeriz. È un palazzo antichissimo e le cantine e le stalle, finemente restaurate, sono addirittura del X secolo. Noi siamo gli unici ospiti della struttura, almeno quel giorno, e la signora che ci fa il check-in ci accoglie con un aperitivo sulla terrazza che si affaccia su tutta la valle. Uno spettacolo incredibile. Dopo tanta fatica ci sembra un sogno. La stanza è fresca e la vista magnifica. Dopo un breve riposino decidiamo di fare il giro del paese. La cosa che più ci colpisce di Castro Jeriz è senz'altro l'imponente fortezza che domina il paese e che originariamente era l'accampamento romano di Augusto mentre era impegnato a combattere le popolazioni locali. Durante la riconquista cristiana divenne poi un punto strategico per contrastare l'avanzata araba e proprio qui a Castro Jeriz infatti vennero combattute feroci battaglie tra arabi e cristiani. Ma c'è anche la collegiata di Nuestra Signora del Manzano, sulla quale esiste una leggenda. Si dice che San Giacomo stesso, che fu pellegrino proprio su questa strada, andando per la strada di Castro Jeriz, cadde da cavallo e finì addosso a un albero. E in una cavità di quest'albero venne trovata una statua della Vergine che da allora si venera nella collegiata. Sul portone del santuario sono stati inchiodati dei ferri da cavallo. Proprio quelli, si dice, appartenuti al cavallo di San Giacomo. Tornando indietro, nel bar davanti alla nostra pensione, incontriamo Gino. Vi ricordate l'inventore del portazaino sulle ruote? Proprio lui, insieme ai suoi due compagni di viaggio. Ci mettiamo a chiacchierare un po' e ci racconta che a Pordenone canta in un coro, che dovrebbe venire a esibirsi a Roma, in Vaticano, per l'8 dicembre. Promettiamo di andare ad ascoltarlo. E intanto lui ci parla anche della sua decisione di fare il Cammino di Santiago per la sesta volta. Perché, gli chiedo, hai sentito la necessità di farlo per più di una volta questo cammino? E lui mi risponde serenissimo, perché per provare tutto quello che si prova durante il Cammino di Santiago dovrei fare almeno il giro del mondo. E quindi venendo a Santiago è come se avessi fatto il giro del mondo 6 volte. Mi conviene, no? Prendiamo con loro una cosa da bere e poi torniamo in albergo. La signora è davvero gentile e ci fa visitare l'intera casa ristrutturata davvero in modo impeccabile. Tocchi di modernità su un insieme di cose davvero di raro fascino. La cosa che ci incuriosisce di più sono le cantine. C'è un dedalo di cunicoli nel sotterraneo dell'edificio e fa quasi freddo. Alcune sono cantine vere e proprie, piene di bottiglie di vino. Ma per accedere alle altre c'è un cancello in ferro battuto, chiuso con un chiavistello e sovrastato da una corona di agli. Ovviamente mi soffermo davanti a questo e chiedo dove si vada per di là. La signora si avvicina e con fare piuttosto misterioso mi dice: «Mi dispiace, non posso proprio aprirlo, è un passaggio segreto. Chi lo ha percorso tanti anni fa ci ha detto che porta direttamente al castello». Questa infatti era la strada segreta che si erano fatti costruire i signori del castello per scappare in caso d'assedio. Si tratta di almeno 5 chilometri di colricoli sotterranei che la proprietaria della casa mi impedisce di far visitare. Sarebbe troppo pericoloso. «E la corona d'agli?» gli chiede Roberto. Qui il sorriso della signora si fa ancora più intrigante e quasi sussurra: «Beh, è una precauzione contro spiriti e vampiri».
Sapete, qui di leggende ce ne sono molte. Poi si rigira e ricomincia a risalire le scale in pietra, mentre io, con un po' d'ansia, evito però di guardare Roberto perché già so che mi avrebbe preso in giro qualsiasi cosa avessi detto sul punto. Io infatti sono piuttosto superstiziosa, come vi ho raccontato, lui invece zero, la razionalità in persona, quindi è inutile affrontare argomenti del genere con lui, faccio finta di nulla e la seguiamo su per le scale. La cena ci viene preparata nella grande sala, proprio davanti alla finestra che dà sulla vallata. La sala è sobria ed elegante e la cena semplice e squisita. Andiamo a letto presto, il caldo ci ha davvero spossato, domani ci dobbiamo alzare molto molto presto. Ci attendono almeno 60 km fino a Triacastela.